Buongiorno a tutti. La ricetta di oggi è adatta ai bambini e sarà una sana merenda a base di ceci. Li abbiamo bianchi, li abbiamo neri, sono ricchi di proteine vegetali, di minerali, di vitamine, ma anche di fibre, gli oligosaccaridi, che nei soggetti sensibili possono creare qualche problema di aerofagia. Ora vediamo con questo ingrediente che cosa ci prepara Francesca. Allora, ho pensato a dei rustici con ceci e rosmarino. Di solito la combinazione piace molto anche ai più piccoli. Mescolo insieme la farina di frumento alla farina di ceci. C'è anche del lievito adatto a torte salate e poi l'olio extravergine d'oliva, le uova. Aggiungo anche il latte. Gli ingredienti liquidi vanno aggiunti alle polveri. Metto anche del grana padano DOP, grattugiato, e aggiungo anche dei ceci cotti, frullati con il liquido di cottura e con 2 cucchiai abbondanti di rosmarino tritato. È interessante sapere che 30 grammi di ceci secchi peseranno 100 grammi dopo la cottura. Quindi, se vogliamo controllare il peso di questi legumi, possiamo fare questo rapporto. Il nostro composto è pronto. Adopero un porzionatore da gelato per mettere questo composto dentro gli stampini. Completo questi rustici con dei mezzi pomodorini. Il piatto è pronto. Il forno è a 180 gradi, è già caldo e aspettiamo 20 minuti circa. I nostri rustici sono pronti, li mettiamo in piatto. Sono molto belli da vedere, quindi saranno anche molto buoni. Un bel piatto da portata, da condividere con tutti i nostri amici. Questa ricetta è adatta ai piccoli ma anche ai grandi perché può essere un ottimo aperitivo. È ben bilanciata nei nutrienti, contiene proteine vegetali ma anche quelle contenute nel grana padano DOP assieme alla vitamina B12 e al calcio. Quindi adatta a chi fa sport e deve mantenere efficiente la propria muscolatura. Questa è una bellissima tavola, ce la spieghi? La spieghiamo con delle verdure crude da abbinare anche a questi rustici, una tovaglia allegra, pensiamo ad uno degli ultimi fine settimana a trascorrere all'aria aperta e quindi per invitare gli amici, i nonni, i parenti tutti a gustare questi rustici insieme.